Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi volevo parlare con voi delle Welcome o Hello Song, che sono tutte quelle canzoni di benvenuto che si utilizzano prima di uno story time o prima di una lezione di inglese o semplicemente il primo giorno di scuola, per dare il benvenuto ai bambini. Bisogna prima di tutto, suddividere le categorie dei bambini della preschool, quelli cioè molto piccolini della scuola dell'infanzia, dell'asilo nido, e quelli invece della primary school. I bambini più piccoli prediligono delle canzoni molto ritmate, ma anche molto ripetitive, con un ritornello semplicissimo e con dei movimenti basici, mentre i bambini della primary school prediligono delle canzoni molto più movimentate, con magari abbinate anche a un balletto, o anche a un ritornello molto ritmato. Nella mia esperienza ho notato che ci sono delle canzoni che rimangono nella memoria più di altre, sono quelle principalmente più ritmate e quelle che hanno anche una melodia già conosciuta da loro, come per esempio può essere la melodia di London Bridge piuttosto che Fra Martino o la canzone Se sei felice, If You Are Happy. Ecco, sono canzoni che loro già magari hanno assimilato nella scuola materna, nell'asilo nido, e che poi risentendole comunque nella lingua inglese suonano comunque familiari. Prima di tutto, secondo me, la cosa più importante è il mettersi in un cerchio in cui tutti i bambini possano vedere i movimenti e partecipare al Welcome Song. Inoltre, come dicevo prima, il ritmo è importantissimo e i movimenti devono essere ben abbinati. Io ho un 5-4 favorite song che utilizzo per il benvenuto. È importante che sia sempre quella la canzone perché i bambini ci mettono comunque una o due lezioni per impararla bene, poi la fanno propria e poi diventa routine. E come tutte le routine, i bambini si sentono comunque più rassicurati, conoscendo già i movimenti, le parole, e spesso attivano da soli la canzoncina di benvenuto nel momento in cui ti vedono entrare in classe. Allora, adesso vado a presentarvi le mie canzoni preferite come welcome songs, ok? Una delle canzoncine che utilizzo di più con i bambini della infant school e con i bambini che frequentano i laboratori da 0-3 anni è quella sul tema del London Bridge is Falling Down. È una canzoncina che ho ripreso dal canale Jaybury, che è un canale YouTube di due ragazze inglesi molto brave che lavorano nell'asilo nido e creano delle canzoncine per i bambini molto molto piccoli. Ovviamente le parole si possono modificare e anche i gesti. E la canzone fa così. Hi, hello, how are you? How are you? How are you? Hi, hello, how are you? I'm happy to see you. Un'altra canzoncina sempre molto basica per i bambini piccolini è quella del Benvenuto, sono felice di vederti, e fa così. Hello, everybody, I'm glad to see you. Hello, everybody. I'm glad to see you. Poi potete aggiungere il nome del bambino, se non sono tanti bambini, di solito sono 8-10 bambini, si può fare il giro di tutto il cerchio e quindi aggiungere la parte con il nome. Hello Sara, I'm glad to see you. Hello Sara, I'm glad to see you. E così si fa il giro di tutti i bambini. Altra variante è quella di far tenere il ritmo se i bambini sono affiancati da una mamma, da un nonno, comunque da un adulto che li ha portati al laboratorio o alla lezione di inglese, e facendo tenere il ritmo e quindi partendo e poi attaccando la canzoncina. Questo aiuta tantissimo sia gli adulti che i piccolini. Hello everybody!
I'm glad to see you. Hello, everybody. I'm glad to see you. Passiamo invece ai ragazzini un pochino più grandi, dove queste proposte di canzone, di filastrocche, di chant sono un pochino troppo semplici per loro, e quindi si parla già di una terza, quarta, quinta elementare, dove si può proporre una canzone un pochino più ritmata, magari connettendosi anche con la LIM o con il computer o con il telefono, se si ha a disposizione una playlist. Io mi avvalgo spesso di un canale che si chiama Super Simple Songs. Ci sono canzoni su vari generi, su vari argomenti della lingua inglese, e una delle preferite dei miei alunni è appunto la canzone Hello, che fa così. Si possono anche alzare, ballare. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm good. I'm great. I'm great. I'm wonderful. E poi si possono prendere per mano, fare un giro tondo o cantare insieme. Una canzone comunque molto ripetitiva. Hello, 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 how are you? E devo dire che col tempo questa canzone poi è stata proprio interiorizzata, e nel momento in cui un alunno dice ad un altro hello, viene attaccata subito la formula hello, how are you? Perché comunque viene abbinata alla canzone e quindi si ricordano anche di riferire la frase come stai. Un'altra canzone top per i grandi è quella del sito che si chiama The Singing Walrus. Questo sito è un canale YouTube, fa delle canzoncine molto ritmate che piacciono tantissimo ai bambini, riescono a stare seduti quando li ascoltano, sulle stagioni, i mesi, i giorni della settimana, i colori, sui vari argomenti della lingua inglese. E la Hello Song è una delle favorite perché è molto ritmata e si può cantare tipo karaoke, botta risposta. Every day I go to school. I meet my friends. And we all say. Hello, hello. How are you? I'm good, I'm great. How about you? Inoltre, la grande cosa che si può fare in classe con queste con l'opportunità di questi video è quella anche di proiettare le parole. I bambini più grandi, che sanno già leggere la lingua inglese, quindi possono attivare un vero e proprio karaoke e anche togliendo la musica provare a cantarla da soli. Questa è una delle canzoni che piace di più, perché poi nel video è anche abbinato il balletto ed è molto divertente per loro. Un'ultima canzone che è nella top 10 delle mie classi, che piace tantissimo, è quella del sito Dream English Songs di Matt, che è un insegnante di lingua inglese che ha attivato questo canale ormai da molti anni. Lui scrive e compone canzoni per insegnare l'inglese ai bambini stranieri, e la sua canzone Hello Song è molto semplice perché, come sempre, abbina il ritmo e i gesti, ed è una canzone di questo tipo. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? My name is Silvia. My name is Silvia. My name is Silvia. Nice to meet you. Poi la canzone viene riproposta e si fa il giro di ogni bambino che dirà il My name is. La variante potrebbe essere quella che ogni bambino fa la domanda al bambino che gli è a fianco, e quindi a catena, a serpentone, tutti i bambini fanno sia la domanda che la risposta e hanno il loro momento di canto individuale.
Ultima filastrocca di benvenuto è quella che utilizzo nello story time nelle biblioteche. Questa l'abbiamo creata insieme ai bambini nel primo corso che ho fatto anni fa ed era proprio una chant che diceva così: I like books, books like me, let's go to the library. Come potete vedere, tenendo un ritmo basico che può essere una qualsiasi filastrocca, posso abbinare una qualsiasi frase di benvenuto, renderla in rima, renderla rappata, che piace molto ai bambini, e creare in questo modo una routine di benvenuto per le lezioni e per gli story time. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e se conoscete altre canzoni di benvenuto, di Hello Song, potete magari suggerirmele sotto nell'info box. Grazie a tutti, bye bye!